È stata inaugurata la nuova cabina primaria di e-distribuzione a Fossa Cesia. Una cabina primaria, nodo fondamentale di un sistema elettrico, perché riceve elettricità dalle linee in alta tensione della rete di trasmissione nazionale per trasformarla in media tensione e distribuirla a cittadini e imprese. Con la realizzazione della cabina primaria di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, e-distribuzione migliora la qualità del servizio elettrico nei comuni di Fossa Cesia, Paglieta, Santa Maria in Baro, alimentando circa 114 km di linea MT e oltre 5.600 clienti domestici e industriali. L'impianto viene telecontrollato 24 ore su 24 dal centro operativo e l'interfaccia avviene tramite apparati di protezione, regolazione e controllo di nuova generazione con elevati standard di affidabilità. Questa è un importante tassello che si inserisce in un percorso di cui tutti sentiamo parlare ed è quello della transizione energetica che riguarda tanti stakeholder, le comunità locali e ovviamente i protagonisti del settore elettrico come distribuzione. È un intervento di grande portata che avrà effetti positivi sulle nostre reti e quindi chi ne beneficerà saranno sicuramente i nostri clienti. E noi assistiamo in questo periodo, in questi anni, ad un aumento notevole dell'elettrificazione dei consumi e questo va di pari passo con una necessità e con un'esigenza di avere appunto una qualità del servizio molto molto elevata e che parallela al percorso di digitalizzazione.